E restiamo nell'ambito delle buone pratiche perché andiamo a Lucca, dove abbiamo siglato TG1 Corriere della Sera un accordo per notiziare sempre di più le notizie che vengono dal terzo settore. Allora andiamo con Silvia Ferretti a Lucca. Questo accordo fra Corriere della Sera e TG1 prevede che una volta al mese un giornalista del Corriere della Sera sarà presente a Fa la Cosa Giusta in studio a Roma per discutere le buone notizie, gli atti di solidarietà che ogni giorno accadono e a volte purtroppo non hanno spazio nei giornali. Noi come Corriere della Sera e come Corriere.it siamo accorti, grazie a due blogger di due angeli del volontariato Bonprezzi e Arrigoni, di aver avuto un successo incredibile con oltre 200.000 contatti, e adesso abbiamo aperto una sezione, le buone notizie, dedicate proprio a queste buone notizie che bisogna che l'informazione dia. Buone notizie e belle storie che il Centro Nazionale del Volontariato ha pensato di farsi raccontare dai diretti protagonisti. Abbiamo chiesto ai volontari di raccontarsi, di prendere la penna in mano, la tastiera del computer e scrivere. Ci hanno mandato un sacco di bellissime storie, le abbiamo raccolte in un libro scaricabile gratuitamente dal nostro sito centrovolontariato.it, e credo che possano dimostrare che in Italia non è vero che non c'è speranza. La speranza c'è, però spesso rimane nascosta. Io ho sempre visto nel volontariato un qualche cosa che ha dello straordinario. Io ho proprio sperimentato che invece lo straordinario è quello che si riceve e non quello che si dà, perché è proprio questo che ci spinge, forse un forte bisogno di ricevere. Eh sì, perché nella vita di tutti i giorni è il volontariato che è alla base del welfare di comunità, che è ancora un terreno abbastanza non frequentato dalla politica, purtroppo. E c'è tanta voglia di dare buone notizie che abbiamo ricevuto apprezzamenti dall'Unione Europea, dai massimi rappresentanti per il progetto TG1 Corriere della Sera, che ci hanno invitato a condividere la nostra iniziativa con i rappresentanti dei diversi stati membri. Poi 200 radio locali del circuito Corallo ci hanno chiesto di poter contribuire anche loro alla diffusione delle buone notizie. Servono per dare speranza. Grazie. Adesso un'altra pagina di Uno Mattina e noi ci vediamo martedì. Arrivederci.